Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Io credo che già il primo verso di questo salmo ci riporta a pensare, a considerare la persona di Cristo Gesù, la sua morte sulla croce. Vi ricordate proprio questa espressione che egli proferì negli ultimi istanti della sua vita, mentre era appeso lì su quel duro legno della croce? Egli proferì queste parole che poi sono citate nel Vangelo di Matteo e di Marco, e lì lama sabachthani, tradotto voleva dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se io dovessi dire che Gesù non ha mai peccato, che Gesù non sbagliò mai, che Gesù non venne mai meno, tutti quanti sareste d'accordo con me, vero? Perché questo dice la parola di Dio. E di questo hanno reso testimonianza i discepoli, coloro che lo hanno seguito. Ma egli si trova ad essere condannato, a soffrire, a patire, a causa invece proprio del peccato. E questo distacco, questa lontananza, che diventa per Cristo ancora più dolorosa dei dolori fisici. Vogliamo noi questa mattina dare la nostra personale risposta? Possiamo dire qualcosa riguardo a questa domanda che Gesù fece al Padre? Potremmo noi dire: Signore, sono io il motivo. Sapete chi ha fatto ciò? Chi ha riconosciuto il suo peccato? Chi ha riconosciuto che il motivo del supplizio di Dio, dei suoi dolori, della sua morte è stato il mio peccato, il nostro peccato, ha sperimentato la potenza della grazia di Dio, il perdono dei peccati, la purificazione da ogni iniquità, la salvezza dell'Eterno e la sua benedetta presenza nella nostra vita e nel nostro cuore? Ma quanti ancora oggi hanno indurito il loro cuore a questa parola? Quanti non hanno preso seriamente in considerazione quello che Cristo ha compiuto sulla croce? Quanti non hanno compreso il dolore che il Figlio ha dovuto sopportare per questo tremendo distacco? Perché mi hai abbandonato?